Un caro saluto da Mario Giuliacci. Questa sera, domenica sera, uno sciame temporalesco in arrivo dal Piemonte dovrebbe muoversi verso il sud della provincia di Milano per poi terminare la sua corsa sul Basso Veneto. Lo sciame temporalesco potrebbe dar luogo a temporali più della Lombardia. Questo è per esempio il nostro modello ad alta risoluzione, vedete quel color viola, sono le piogge previste nella sera di domani, come a dire che di questa sera, nella sera di domenica sera, come a dire che le piogge saranno piuttosto intense, il nostro modello ad alta risoluzione. Questo è il modello invece a Rome francese, vedete che nella stessa area in rosso da marrone, da aree di forte intensità, diciamo prestigioso, vedete quell'area violetta sta a indicare nella sera piogge di forte intensità, proprio la zona est e sud-est di Milano. Andiamo ancora avanti a vedere un altro modello, queste sono sempre modello europeo, le piogge in un'ora, vedete il colore blu scuro sta a indicare che in quell'area sono previste questa sera piogge di forte intensità. Andiamo ancora avanti a vedere, a scoprire qualche altro modello. Questo è il modello Cosmo, un altro modello ad alta risoluzione, vedete per questa sera da color viola significa piogge piuttosto forte nella zona est e sud-est di Milano, no? E quindi anche questo concorda con questa visione degli altri modelli. Ancora avanti, un altro modello ancora che possiamo vedere, questo è il modello WRF-NMM, anche questo modello ad alta risoluzione, vedete le piogge qua previste. Va seguita, ecco questo è un altro modello, modello GFS americano a un quarto di grado, no? Vedete anch'esso dall'area est e sud-est di questa sera con temporali piuttosto violenti. Vediamo se ancora c'è qualche altro modello da osservare, sì ce n'è un altro, questo è il modello Icon tedesco, anch'esso prevede per questa sera temporale di forte intensità nella zona est di Milano. Bene, terminiamo qui, un caro saluto ancora da Mario Giuliacci, quindi speriamo che ciò non avvenga, comunque è una previsione, come tale la dovete ovviamente commentare e valutare, quindi speriamo che, io mi auguro che questa mia previsione sia errata.